Il bilancio consolidato è uno strumento utile che ci consente di esaminare il bilancio della Regione Toscana, dell'ente Regione e del Consiglio regionale in un ambito più ampio che comprende, diciamo, una galassia di enti strumentali, di società partecipate e controllate. Il consolidato però si limita a esaminare le posizioni dei 21 soggetti, siano essi enti o società, che rientrano a termini di legge nel perimetro appunto del consolidamento. Il Consiglio regionale della Toscana dà via al bilancio consolidato 2023. Parere positivo che arriva grazie a 19 voti a favore di Partito Democratico e Italia Viva. 11 invece sono i voti contrari arrivati dal gruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Misto, Merito e Lealtà e Movimento 5 Stelle. Questi dati cosa ci dicono? Ci dicono che intanto c'è un valore della produzione, come si dice in termini economici, cioè delle attività, che sfiora i 12 miliardi. Di questi oltre l'80% fanno capo all'ente regione. Il risultato economico di questa, della gestione 2023 ci consegna, ecco, un dato positivo per circa 90 milioni di euro, che sono in netto miglioramento rispetto al consolidato del 2022. C'è un aumento di 60 milioni di euro che vanno a beneficio appunto della situazione patrimoniale. I conti avrebbero potuto essere migliori qualora avessimo potuto beneficiare di risorse come il payback in materia sanitaria, 392 milioni, oltre a circa 120-130 milioni di minori trasferimenti dal Fondo Sanitario Regionale. Ecco, ciò nonostante, la situazione complessiva degli enti che compongono il perimetro del bilancio consolidato è una situazione positiva. Solo Sviluppo Toscana ha un dato negativo di circa 270 mila euro, ma questo è dovuto al fatto che la programmazione europea è iniziata tardi e quindi la società che lavora soprattutto su questi fondi ha un ritardo nell'attività. Quindi, tenendo conto dei dati ma anche degli andamenti dei principali indici economici finanziari, noi possiamo dire come gruppo del PD, gruppo di maggioranza, che esprimiamo una valutazione, un giudizio positivo sul bilancio consolidato per il 2023. Un voto positivo da parte di Italia Viva, convinto, un bilancio che chiude in equilibrio. È evidente che questo dimostra la nostra tesi: come nel 2023 siamo stati in equilibrio, noi siamo convinti che questo equilibrio lo si possa raggiungere anche nel 2024. Questo spiega la battaglia che Italia Viva ha fatto contro l'aumento delle tasse e la battaglia che faremo nei prossimi 3 mesi per rivedere quella misura, per cercare di tenere in equilibrio i conti anche nel 2024, in equilibrio di bilancio, senza chiedere nessun sacrificio ai cittadini toscani, riducendo le tasse e soprattutto portando avanti l'avvertenza da parte della Regione Toscana nei confronti del payback per riottenere un credito dovuto. Il bilancio consolidato della Regione conferma i numeri in chiaro scuro. Ci sono circa 2 miliardi e 80 milioni di indebitamento complessivo, c'è un patrimonio netto di meno 700 milioni, Terme di Montecatini S.P.A., la società che ha il 70% di quote da parte della Regione Toscana, che esce dal gruppo amministrazione pubblica e quindi dal bilancio consolidato perché sappiamo essere in concordato presso il Tribunale di Pistoia. È quindi una situazione complessa, in alcuni casi mancano società o fondazioni di rilievo come per esempio il Maggio Musicale Fiorentino, che ha una produzione complessiva e sfiora 100 milioni di euro, mentre si mettono per legge alcune società o enti o fondazioni che hanno un valore molto più basso. Per quanto riguarda i dati negativi, colpisce il dato negativo di Sviluppo Toscana, che fa una perdita di circa 280 mila euro, e naturalmente nel complesso si tratta di un'organizzazione enorme che dà servizi che per noi giudichiamo assolutamente insufficienti. Ovviamente nel nostro ruolo di opposizione non possiamo che mettere in evidenza le parti meno chiare, e comunque ci sono alcuni punti oscuri che andranno approfonditi. Noi abbiamo rilevato anche come nell'arco del bilancio consolidato molti dei numeri che riguardano le società partecipate
sono e arrivano in grande ritardo, si riferiscono addirittura agli anni 2022, c'è addirittura uno di questi enti che è in liquidazione, che ha i numeri fermi al 2015, vi immaginate voi che tipo di ragionamento si possa fare dal punto di vista della precisione dei numeri. Penso che il governo non debba voltarsi dall'altra parte. Ormai è il tempo di consentire a chi ha la possibilità di essere un cittadino italiano a tutti gli effetti. Costruiamolo insieme. L'aula del Consiglio regionale della Toscana approva con i voti favorevoli di PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle la mozione proposta dalla prima firmataria Anna Paris, che chiede alla Giunta regionale di attivarsi presso il Parlamento affinché in tempi rapidi vengano calendarizzate le proposte di legge in merito allo Ius Scholae, chiedendo di fatto al governo un impegno a mettere risorse necessarie a garantire efficaci politiche attive volte all'inclusione scolastica e al sostegno di percorsi educativi per gli studenti con background migratorio. Non è stata una sorpresa, anche se nasce tutta questa mozione dal dibattito di quest'estate, dalle parole dell'onorevole, del vicepresidente Tajani, che dalle sue parole era evidente la scelta di portare avanti, la volontà di voler portare avanti lo Ius Scholae come possibilità per l'acquisizione del diritto di cittadinanza per i minori, vero, Ius Scholae 5 anni, sicuramente cultura. Invece vediamo oggi in aula che l'esponente di Forza Italia vota contro, proponendo, dicendo che allora ci sarà una proposta di Forza Italia a livello di Parlamento, ma leggiamo pure dalla stampa che sembra che forse nel 25, insomma, un'opportunità persa. Noi insistiamo perché i tempi sono cambiati rispetto al 1992, la normativa che attualmente abbiamo in vigore sono più di 30 anni e l'Italia è molto cambiata. Credo che la mozione di oggi sia doverosa per riprendere un tema che è stato trattato durante tutta l'estate e che riporta a una questione di civiltà e di giustizia. Dare la cittadinanza ai ragazzi che hanno completato un ciclo di studi in Italia credo sia una cosa buona e soprattutto riconosca i principi fondamentali della cittadinanza, cioè la conoscenza della cultura, delle leggi e della storia di un paese in cui si vive. E niente può fare meglio di questo che un intero percorso scolastico nella scuola pubblica. Per noi un ragazzo che cresce in Italia, che studia in Italia, che fa sport in Italia, che va a scuola in Italia, che vive le nostre esperienze, le nostre abitudini, i nostri costumi, è un cittadino italiano. Lo è di fatto e come tale va riconosciuta. L'Italia oggi è il paese più lento da modernizzare i propri processi anche culturali. Nell'Unione Europea sono pochissimi gli stati che comportano la presenza, per esempio, di 10 anni per avere la cittadinanza, bisogna costruire una pratica, ma non fanno distinguo sui ragazzi, sui giovani. Le Olimpiadi, i ragazzi bellissimi, di colore, che hanno vinto tantissime medaglie, ci hanno dimostrato che c'è un'Italia, una voglia del nostro paese, un attaccamento in alcuni casi ancora superiore a chi magari c'è nato o non c'è neanche vissuto. Quindi noi siamo fortemente a favore. Ius Scholae, come abbiamo precisato anche in ordine governativo, non è all'ordine del giorno dell'agenda di questo governo. Probabilmente non l'è stata neanche per il Partito Democratico, che negli ultimi 10 anni, partecipando alla vita governativa di questo paese senza essere tra l'altro eletto dai cittadini, non si è ben guardata sostanzialmente di risolvere il problema. Gli piace porlo quando è sui banchi d'opposizione, sostanzialmente per rinvigorire e dare un po' di foga al proprio elettorato. La Toscana si candida ad ospitare le Olimpiadi del 2040, il Consiglio regionale, con una larga intesa, e ringrazio, ha votato a favore alla mia mozione che chiede che la Toscana possa candidarsi ad ospitare le Olimpiadi del 2040. Con il solo voto contrario del Movimento 5 Stelle, approvata dall'Aula consiliare una mozione che a prima firma Stefano Scaramelli sosterrà la candidatura della Regione Toscana al turno europeo 2040 dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Un modo, questo, si sottolinea, per valorizzare il nostro territorio in maniera diffusa, promuovendo le nostre eccellenze. Mi fa piacere il largo consenso delle forze politiche e un'ambizione, quella di portare Firenze al centro di questa grande sfida.
sfida insieme a tutte le comunità, alle municipalità, a quella Toscana diffusa che sarebbe in grado di ospitare una edizione straordinaria, bellissima delle Olimpiadi. All'Europa compete la candidatura del 2040, la Toscana si deve fare trovare pronta, questo è il primo atto ufficiale che dice sì alla candidatura e a me fa piacere che il sottoscritto abbia portato questa discussione in Consiglio regionale, l'abbiamo portata insieme anche alla volontà del Presidente Gianni, del Senatore Renzi e insieme vogliamo allargare il consenso oggi delle forze politiche, domani sociali, economiche e delle città per fare della Toscana veramente quella Toscana diffusa in grado di ospitare un'edizione che potrebbe essere straordinaria. Le nostre piazze, il nostro mare, i nostri strade, le nostre città, le infrastrutture potrebbero trovare grandi finanziamenti, il sogno che sembrava veramente un'illusione, oggi fa un passo in avanti, a noi il compito e il dovere di proseguire per realizzarlo. Un sogno è una cosa meravigliosa poter avere nelle nostre bellissime zone l'Olimpiade, è un'illusione che abbiamo in qualche modo accarezzato un po' tutti, perché sarebbe una bella cosa e credo che tutto sommato dobbiamo dare le armi all'attuale governo regionale per poter battersi perché possa verificarsi. Credo che sia sbagliato per la politica rinunciare alla costruzione della candidatura olimpica, rinunciare al perseguimento del sogno olimpico. Viene sempre citata la rinuncia a Roma 2024, non viene mai ricordata che le rinunce in realtà furono due, furono consecutive. La prima, quella del 2024, che in realtà è la seconda, per volontà del Comune di Roma. Mentre la prima, allora fu il governo, quella di Roma 2020, che fu declinata quando in realtà pareva ci fossero buone possibilità di arrivare in porto. Ecco, io credo che le avventure delle candidature olimpiche vadano perseguite con determinazione, con gioco di squadra e con un coinvolgimento dei territori sempre maggiore all'insegna della sostenibilità. Leggevo per esempio che Parigi sono state tra le Olimpiadi più sostenibili anche da un punto di vista economico, per quanto evidentemente l'esborso sia stato assolutamente rilevante, così però anche come l'indotto e il ritorno. Bisogna provarci, intanto il concetto di Olimpiade diffuso ormai è un concetto consolidato, tenete presente che le prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina si svolgeranno tra la Lombardia e il Veneto, le Olimpiadi di Pechino si sono svolte in un'area geografica, in un perimetro territoriale grosso quasi quanto la Toscana e quindi noi possiamo lanciare le Olimpiadi in Toscana proprio avendo ormai acquisito questo concetto di giochi olimpici diffusi, non c'è più il concetto delle Olimpiadi di Roma, tanto per capirsi e per fare un esempio. E la Toscana potrebbe mettere a disposizione del mondo le proprie piazze. Pensate a delle manifestazioni, ai giochi olimpici nella piazza Santa Croce a Firenze, in piazza dei Miracoli a Pisa, in piazza del Campo a Siena, nelle meravigliose piazze delle città toscana. Pensate a tutte le attività equestri dentro il parco di San Rossore. Pensiamo alla possibilità di fare tutti i giochi che vengono fatti in mare a Piombino, davanti a Livorno, insomma nella nostra strepitosa e meravigliosa costa sull'isola d'Elba, utilizzando le nostre colline proprio come contesto, come palcoscenico all'interno dei quali, del quale poter fare questi giochi olimpici. Io penso, sono di parte, che se la Toscana riuscisse a organizzare i prossimi giochi olimpici del 2040 sarebbero le Olimpiadi più belle della storia dell'umanità. Quindi su questa proposta fatta da Italia Viva, Fratelli d'Italia c'è, noi faremo la nostra parte anche con il governo nazionale, perché le Olimpiadi sarebbero anche un'occasione straordinaria, strepitosa, per una ricostruzione infrastrutturale che a questa regione manca da troppo tempo. Io sono stata l'unica oggi che ha votato contrario a questa mozione, considerata anche da alcuni consiglieri del Partito Democratico molto utopistica, in quanto la regione toscana, che noi consiglieri dovremmo conoscere molto bene, ha un territorio e delle strutture che non sono assolutamente consone all'organizzazione di eventi grandi e capaci di raccogliere un grande quantitativo di persone come sono le Olimpiadi, tant'è che insomma mancano le infrastrutture, mancano gli stadi, ma le stesse nostre città di carattere prettamente medievale non hanno neanche gli spazi per poter
accogliere queste infrastrutture. Per cui mi domando come questo potrebbe essere fatto, e soprattutto alla luce della nostra ormai storica ferma posizione contro l'eccessivo consumo di suolo, l'ulteriore consumo di suolo, io ho votato contrario.